penso di sapere come vendicarmi. È un piano davvero geniale. Vorrei soltanto che ci fosse anche il suo amico. Bert si affrettò lungo i binari finché non raggiunse il bosco, dove la linea cominciava a salire ripidamente in cima alla collina. E poi rallentò di colpo. Andiamo, Bert. Perché hai rallentato? Pan per focaccia, pan per focaccia. È giunta l'ora della mia vendetta. Oh, sono bagnato fradicio. Sono completamente zuppo. Bert, ma che stai combinando? Pan per focaccia, pan per focaccia. Di nuovo alla stazione di Arlesburg. Sir Duncan aveva scoperto molto presto cos'era successo. Bert, sei una locomotiva molto cattiva. Sei stato scortese con i visitatori. Ma sono stati loro a schizzarmi per primi, signore. Io volevo solamente... Non voglio sentire scuse, Bert. Sono molto deluso da te. Va nel tuo deposito. Oh, santo cielo! Oh, povero Bert! Bert se ne stava triste solo nel suo deposito quando vide i due visitatori che andavano di nuovo a trovarlo. E adesso che cosa vogliono questi due? Ciao, Bert! Volevamo soltanto dirti quanto ci sentiamo in colpa per averti schizzato con la nostra macchina. A essere onesti, non stavo prestando attenzione alle pozzanghere, ecco... Nemmeno io! Ero troppo impegnato a scattarti tutte quelle fotografie. Oh, beh, io penso... Beh, sì, insomma, anch'io sono dispiaciuto per averla bagnata, signore. Ci stavamo chiedendo, ecco, se magari ci fosse un modo per farci perdonare da te, Bert. Magari potremmo darti una bella lavata per renderti di nuovo elegante, proprio come questa mattina. Quando Rex e Mike tornarono, Bert era di nuovo lucido e splendente, come quella mattina. Oh, abbiamo saputo che oggi hai avuto un battibecco con due visitatori scortesi, Bert. Pensavamo che fossi ricoperto di fango. Infatti, ma poi mi hanno ripulito tutto. In realtà erano molto gentili. Hanno detto che parleranno di me in un bel libro e che apparirò anche in un cartone animato che prima o poi andrà in onda in TV. Non puoi essere così sciocco, Bert. Questo non accadrà mai. Evidentemente ti stavano prendendo in giro. Ma è successo davvero? Mi sbaglio? Poi ci fu un problema. Ehi! Fermati! Ehi! Torna indietro! Ma Stafford sapeva di non avere abbastanza autonomia, perciò fu costretto a lasciare il vagone. Daisy era un po' delusa dal fatto che i suoi passeggeri speciali non fossero speciali come aveva immaginato. Ma quando Daisy arrivò ad Orwick, furono i suoi passeggeri speciali ad essere delusi. Dove sono i bambini? Che senso ha fare uno spettacolo per i bambini se poi non ci sono i bambini a vederlo? Uno spettacolo per bambini, sul serio? E dov'è il resto della nostra attrezzatura? Meno male che almeno ho ottenuto i burattini a portata di mano. Uno spettacolo di burattini, avete detto? Sì, ma il problema è come facciamo a fare uno spettacolo di burattini senza il nostro teatrino. Oh, cielo! Oh, cielo! La giornata non sta andando affatto come immaginavo. Ed era proprio quello il problema. Daisy si era lasciata trascinare dall'immaginazione. Si era vantata con tutti per quello spettacolo speciale, senza pensare che potesse trattarsi di uno show per bambini. Oh, Daisy! Sono molto arrabbiato con te. Ho dovuto organizzare un servizio di autobus dopo che ti sei rifiutata di far salire i bambini. Ma almeno ora sono arrivati. Che lo spettacolo abbia inizio. Oh, mi dispiace, signore, ma purtroppo non ho neanche portato il vagone con il teatrino dei burattini. Beh, allora io non so che cosa fare adesso. Oh.
deluso tutti quanti, scusate. Daisy a quel punto capì che i bambini sarebbero stati molto infelici se non avesse fatto qualcosa. Beh, in qualità di automotrice diesel super ammortizzata, potrei avere avuto un'idea davvero fantastica. Scusami, Judy, ti dispiacerebbe tenermi queste salsicce per un momento? Oh no, non posso proprio farlo. Le salsicce non vanno bene per le mie curve. Oh cielo, Judy, ti stai dando un sacco di aria, sì. Sì, io sono molto moderna e al passo coi tempi e non voglio nessuna salsiccia unta, è chiaro? Tienimi queste salsicce. Non hai bisogno né di salsicce né di teatrini e tantomeno di bambini tra il pubblico. Quello che ti serve sono io, senza falsa modestia. Sempre la stessa storia. No, non posso fare una corsa con te. Non con me, Connor. Io sono troppo veloce per te. Ma potresti gareggiare contro Steven. Esatto, amico mio. Allora, sei pronto a sfidare il famoso razzo? Eh? Ai nastri di partenza! Pronti? Via! Ma io sono troppo veloce per te, Steven, senza offesa. E chi si offende? Anzi, non offenderti tu, ma ultimamente non sei più veloce di me. Posso doppiarti quando mi pare e piace. No, io non posso gareggiare. Non dopo quello che è successo con la mia biella. La tua biella? La tua biella? Senti, non venire a parlarmi di bielle. Ai miei tempi, Connor, non ci preoccupavamo mica per una sciocca biella. Insomma, c'erano parti che si rompevano, pezzi che saltavano da ogni parte. Alcune locomotive con cui ho lavorato sono addirittura esplose. Kaboom! Ma si sono arrese, forse? Niente affatto! Si sono fatte forza! Si sono fatte rimettere insieme i pezzi e hanno ricominciato a correre, da vere pioniere eroiche quali erano. Locomotive a vapore che lavoravano instancabilmente e che adoravano andare veloce. Non come te, Connor! Ma anche a me piace tanto andare veloce! Allora devi metterti in marcia e dimostrarlo! Coraggio! Puoi farcela! Se lo vuoi, puoi essere di nuovo puntualissimo, come sei sempre stato! Hai ragione! Ce la posso fare! Ce la posso fare! Posso essere puntualissimo! Ma davvero quelle locomotive si sono fatte rimettere insieme dopo che sono esplose? Non essere sciocco, Thomas! Quella parte l'ho inventata, ma qualche volta bisogna raccontare una bella storia per rimettere le cose al loro posto. E con Connor ha funzionato, non trovi? Finalmente Connor si sentì di nuovo se stesso. Era veloce, era felice e non vedeva l'ora di essere di nuovo puntualissimo. Sfortunatamente James era troppo di cattivo umore per lavorare rapidamente. Gli ci volle una vita per arrivare alla discarica dei rifiuti e ancora di più per tornare allo scalo di smistamento. Ah, il mio atteggiamento. E neanche allora gli furono affidate carrozze da tirare. James, oggi ho ricevuto tantissime lamentele su di te, addirittura più di ieri, pensa. Sempre con quel muso lungo, sempre scortese con le altre locomotive, sempre lento a portare i vagoni da un posto all'altro. Devi cambiare il tuo atteggiamento, giovane locomotiva a vapore. Oh cielo, oh, povero me. Cambiare atteggiamento? Come faccio a cambiare atteggiamento? È impossibile! Cos'è quella faccia, James?
Sembri ancora più scontroso di me. Non illuderti, nessuna locomotiva è brava a tenere il broncio come James. Smettila di prendermi in giro. Bravo, James! Sei sul binario giusto! E che cosa vuoi dire, Thomas? Vuol dire che stai iniziando a cambiare atteggiamento! Coraggio, James! Adesso fai un bel sorriso! Abbiamo del lavoro da fare! L'ultimo che arriva allo scalo è un vagone con frenatore rotto! Così James provò a cambiare atteggiamento e lavorò più velocemente. Doveva comunque fare lavori che non gli piaceva affatto svolgere. Ma ogni volta che cominciava a rimettere il broncio, i suoi amici lo facevano ridere. E poco dopo, James scoprì che lavorare col sorriso era addirittura divertente. Qualcuno per caso ha ordinato del latte? Neanche pensò al fatto che non stava portando le carrozze. E fu così che James imparò a cambiare atteggiamento. Ci vediamo dopo, caldaia arrugginita! Ma non per molto. Delle sue preziose sospensioni. Ma non può abbandonare voi e i suoi passeggeri in questo modo. Vado subito a parlarne con Sir Topham. Onestamente non credo che ci sia qualcosa che non va in te, Daisy. Ma Annie e Clarabella dicevano che era insopportabile, anche se io non sentivo un bel niente. Beh, no. No, perciò questo significa... Che devo avere qualche problema grave all'udito. Vado alla cava dei diesel a cercare il mio meccanico. Thomas, si può sapere che cosa hanno detto Annie e Clarabella a Daisy? Non lo so, ma Daisy è stata scortese con loro appena arrivata. E ora le ha abbandonate a Maitwaite. Ah, questa storia è andata oltre. Era buio e sembrava proprio che Annie e Clarabel avrebbero passato tutta la notte a Maitwaite. Thomas, sei venuto a riportarci al nostro deposito? Vorrei dirvi due parole. Sembra proprio che qualcuno abbia messo strane idee nella testa di Daisy. Ha passato tutta la sera alla cava dei diesel. E il suo meccanico dice che non c'è niente che non vada in lei. Voi due non avete proprio niente da dire in proposito? Che due torti non fanno una ragione? Precisamente. Solo perché Daisy è stata poco amichevole non significa che potevate essere scortesi a vostra volta. Mi aspettavo molto di più da voi due. Ci scusi, signore. Il giorno dopo, Annie e Clarabel erano pronte a chiedere scusa a Daisy, ma al suo posto si presentò Thomas. Allora, ho una notizia buona e una cattiva. Quella buona è che Daisy è tornata alla sua linea secondaria, perciò non sarà lei a prendervi oggi. Oh, Thomas! Questo significa... Che sei tornato! Non è proprio così. La cattiva notizia è che io devo ancora lavorare alla cava. Sir Topham manderà un'altra locomotiva a prendervi. Oh! Buongiorno, signore. Oh! Così le povere Annie e Clarabel dovettero passare l'intera giornata con lo sporco e dispettoso diesel. Oh.
No! E poi ci fu un problema. Forse avrei dovuto bagnarli questi binari deformati. Oh, sta attento! Va tutto bene, Belle? Adesso provo a rimetterti sui binari. Non c'è abbastanza tempo per questo, Flynn. Devi andare a spegnere quell'incendio prima che si propaghi. Hai ragione. Gomme da strada innestate! Tranquilla, Belle. Flynn il fiammeggiante all'arrembaggio! Prendi questa, incendio! E anche questa! Che te ne pare di questa qui? Hai ancora sete? Più tardi, quando l'incendio fu spento, Thomas portò Rocky con sé per salvare Belle. Sta tranquilla, Belle! Ricomincerai a domare incendi in men che non si dica! Grazie, Rocky! Oh, cielo! Oh, povero me! Ma cosa devo fare con questi benedetti binari? Ogni volta che fa un po' più caldo si deformano e si piegano. Oh, come se la mia giornata non fosse già abbastanza brutta per via di questo sciocco cappello, anche se devo dire che mi ha tenuto fresco. Mi scusi, signore, mi è venuta un'idea. La signora Hutt ha detto che il cappello bianco avrebbe respinto i raggi solari tenendole la testa al fresco. Sì, beh, mia madre dice tantissime cose, Thomas. Ma forse i binari resterebbero più freschi e non si deformerebbero se li dipingesse di bianco. Li dipingesse di bianco? Che idea brillante, Thomas! È davvero la soluzione perfetta! Beh, Thomas, devo ammettere che per una volta mia madre aveva ragione. Il bianco riflette davvero i raggi solari e mantiene le cose più fresche. Proprio come il suo utilissimo cappello da safari? Questo non è un cappello da safari! Sono stato chiaro? Allora, quando è che partirà la volta della giungla, signore? Oh, basta così! Sono arcistufo di sentire tutti prendersi gioco del mio nuovo cappello. Adesso mi avete proprio fatto arrabbiare. Ecco! Puoi prenderlo tu! Ah, dopo questa ho visto proprio di tutto! Il dovere chiama! Mi chiedo quanto dovremo aspettare prima di vedere di nuovo traccia di civiltà, Skiff. Mi dispiace di essere salpato senza il mio capitano, signore. È che io ho visto qualcosa in acqua. Sicuramente ci vorranno ore o giorni, forse settimane. Per quanto tempo potrò sopravvivere senza cibo? Devo accendere un fuoco, creare una specie di riparo. Presto farà buio. Oh, mancano diverse ore, signore. Non ci siamo allontanati molto. Quando la marea sarà cambiata, potremo tornare indietro. E tu credi davvero che riprenderò il mare insieme a te, Skiff? No. Troverò della legna, cercherò del cibo. Oh, meno male che ho fatto il Boy Scout. Signore! Sfrega! Ma Skiff aveva ragione. In effetti, non si erano allontanati poi molto. Captain! Ho appena avvistato Skiff e Sir Topham! Passo! Comunica la posizione via radio, Harold! Passo! E non ci volle molto tempo prima che Captain arrivasse a recuperarli. Metti il cappello, tieni la testa coperta, eh? Rivedremo i nostri amici su Sodor, non è vero? Quando torneremo? Quando saremo a casa? Qui! Qui siamo qui! Oh, grazie al cielo, ci hanno trovati, Skiff! Già! Siamo qua giù! Preoccupati per te. Beh, sono in salvo adesso e non grazie a Skiff. Non so proprio come chiederle scusa per ciò che è accaduto oggi, signore. Dispiace anche a me. Mi sono lanciato in mare in quel modo perché credevo di aver visto la famosa sirena. Di quale sirena parli? Quella che lei ha detto che sarebbe arrivata oggi. Oh, Skiff.
ho l'impressione che tu abbia preso un grosso abbaglio stavolta. Ecco la tua sirena, Skiff. Oh, è davvero bellissima. Non crede anche lei, signor Skiff? Sì, ma io speravo proprio di vederne una vera, Toad. Ah, beh, perlomeno adesso so per certo che queste cose non esistono. Buonanotte, signor Skiff! Buonanotte, Toad! Oh, oh. Pezzo mancante, ma non ce n'era traccia da nessuna parte e i passeggeri iniziavano a essere impazienti. Non se ne può più! Non si potrebbe andare un po' più veloce? Che state cercando? Così farò tardi e perderò la mia coincidenza. Ma poi cosa ci sarà di tanto importante in un fischio? Devo fischiare per forza in alcuni punti lungo la linea per far sapere agli altri che sto arrivando. Questi sono gli ordini. Ancora non avete trovato il mio fischio? Oh, così non va affatto bene. Potremmo restare qui fino a domattina. Allora dovremo fischiare noi al posto tuo. Ottima idea! Anch'io so fischiare! Così Mike continuò a percorrere la linea e ogni volta che arrivava in un punto in cui avrebbe dovuto fischiare, il suo macchinista, il capotreno e i passeggeri fischiavano tutti al posto suo. Facevano più rumore di quanto lui non ne avesse mai fatto. Ma Mike si sentiva un po' sciocco e non idoneo senza il suo fischio. Mike era piuttosto in ritardo quando fece ritorno ad Arlesburg e Duck dovette aspettarlo. Forse hai trovato un ingorgo, Mike? No, Duck. C'era una mucca sui binari. E ho avuto un problema con il mio fischio. Beh, so bene come ci si sente. Almeno il mio macchinista lo ha finalmente ripulito per bene. Cos'è successo a Mike? Oh, non fare troppo caso a lui, Thomas. Adesso è una locomotiva non idonea. Una locomotiva non idonea? Ma che cosa vuol dire? Che non ha più il suo fischio. È scioccante. Noi non accettiamo le locomotive senza fischio. Non è così, Mike? Oh, qualcuno ci ha bollito un uovo sopra? No! Si è infuriato con una mucca ferma sulle rotaie. Proprio così. Ma non avrebbe dovuto far altro che dirle... Muoviti! O magari fare così. Il povero Mike desiderò di non essersi arrabbiato così. Se non si fosse surriscaldato, non avrebbe mai perso il suo fischio. Oh, e dateci un taglio, ragazzi, per favore! Sentirete che fischio mi farò rimontare! Sarà il più potente di tutti! Ma ricorda sempre, è meglio lasciarli competere tra di loro, anziché tentare di batterli ai loro sciocchi giochi! Ok, Oliver, grazie del consiglio! Lo terrò in mente da adesso... Oh, oh no! Max e Monty avevano causato un incidente. Dove sono Thomas e Oliver? Dovevano essere qui ore fa, non riesco a capire. Non possiamo più andare avanti senza Oliver. Ok, voi due, questo è il vostro ultimo carico per oggi. Per fortuna, Thomas aveva degli amici ad aiutarlo. Libererò la linea in un attimo, Thomas. Ora che il pistone del mio braccio è stato riparato. Oh, e ti rimetteremo sui binari in un batter d'occhio, non è vero? Puoi dirlo forte, Judy. Grazie a tutti quanti. Era ancora un mistero come tutti quei rifiuti fossero finiti sulla linea secondaria di Thomas. Oh, santo cielo. Finché...
Allora, che cosa abbiamo qui? Max e Monty, scaricando illegalmente questi rifiuti avete causato confusione e ritardi sia al vostro cantiere che alla ferrovia. Ci scusi, non volevamo. Dovete sempre smaltire i rifiuti del cantiere in modo sicuro, alla discarica, capito? Ed è lì che dovete portare il resto dei detriti che avete lasciato sui binari prima di domattina. Sì, signore. Ci scusi, signore. E fatela finita con i vostri scherzi sciocchi! Scusa, Thomas. Non volevamo provocare un incidente. Volevamo solo finire il nostro lavoro in fretta. Un po' troppo in fretta, Monty. Non farò mai più una corsa contro voi due. Ecco fatto, Max. Adesso puoi andare. Anche tu, Monty. Perfetto, grazie, ragazzi. Stai pensando anche tu quello che sto pensando io? L'ultimo che arriva alla discarica è un vagone puzzolente. Sono il numero uno! No, sono io il numero uno! No, sono il numero uno, vengo prima di te! Max e Monty, nessuno dice Monty e Max! Lo hai appena fatto e mi piace un sacco come suona! Magari prenderà piede! Non credo proprio! Io credo di sì! Io credo di no! Io sono il numero uno! E invece no, io! Che dissi al gigante di mangiare il fratello più grande? Oh. Vado io per primo! Io vado per secondo! Cerca di calmarti, Toby! Perché stai correndo così? Va avanti, Toby! Non possiamo restare qui per sempre. Non sento più nulla adesso. Magari il gigante se n'è andato. Oh! Sicuramente non c'è niente di cui preoccuparsi. Di qualsiasi cosa si trattasse, probabilmente... Non mangiarmi! Non mangiarmi! Non mangiarmi! È ancora qui! Non mangiarmi! Non mangiarmi! Non mangiarmi! Il terzo deve mostrarsi coraggioso, Thomas! Il terzo deve mandare via il gigante! Ma di che cosa stai parlando, Percy? Nella storia! Il terzo capretto è quello che riesce a cacciare via il gigante! E tu sei il terzo! Oh, Thomas! È davvero molto affamato adesso! Sai, Clarabelle, a me non sembra affatto un gigante affamato. Credo proprio che tu abbia ragione, Annie. Sembra quasi che sia solo una mucca. Come una mucca? Solo una mucca? Una delle mucche del signor McCall aveva rotto lo steccato e se ne era andata a spasso fino al fiume, dove era rimasta bloccata dal fango. Jem Cole portò Trevor il trattore per dare una mano e mise un verricello per sollevare la mucca smarrita sul ponte. Thomas portò il povero animale spaventato di nuovo alla fattoria. Quella sera al deposito, Thomas, Percy e Toby raccontarono alle altre locomotive la loro grande avventura. Una mucca? Vi siete spaventati così per una mucca? Non lo trovo per nulla divertente. Ridi quanto ti pare, James. Il signor McCall ha detto che era molto contento che l'avessimo ritrovata. Ve lo immaginate? Credevano che la mucca fosse un gigante. Non c'è niente da ridere. È stato davvero spaventoso. Beh... però non mettere quel muso. Ralph.
Sir Duncan accorse per vedere cosa fosse successo. Mi dispiace, signore. Ho provato a rallentare, ma non mi ero accorto che la linea fosse bloccata finché non sono passato sotto al ponte. Ho perso il controllo del mio carico. Ho preso la curva troppo velocemente. Beh, mi dispiace così tanto, Sir Duncan. Non devi scusarti con me, ma con Rex. Scusa, Rex. In breve, risistemarono i vagoni di Rex. Bert non perse tempo e li venne a prendere per portare la lana al mercato. A questo punto, ammetterai che tirare vagoni pieni di lana non è semplice come sembra, Rex? Il povero Rex dovette restare lì dov'era e non gli piacque neanche un po'. Questo sì che è un lavoro semplice, starsene lì sdraiato. Ma insomma, cos'è successo qui? Alla fine riuscirono a issare il povero Rex di nuovo sulla ferrovia e Bert e Mike lo riportarono a casa. Immagino di essermi meritato quell'incidente per essermi comportato da presuntuoso pieno di sé. No, Rex, non è stata affatto colpa tua, tranquillo. È stata colpa dell'allevatore Willy. Sir Duncan era sulla banchina quando tornarono alla stazione di Arlesburg. Ah, Rex, sei tornato. Sono felice di vederti. Sono molto orgoglioso di te. Anzi, sono orgoglioso di tutti quanti voi. Grazie a Rex, che ha rallentato il più possibile, l'incidente ha causato pochissimi danni e voi, Bert e Mike, avete lavorato come veri eroi. Credo che i nostri clienti apprezzeranno il risultato che abbiamo ottenuto. Ben fatto! Mai sottovalutare una piccola locomotiva, eh? Possono anche aver pensato che questa sia una ferrovia giocattolo, ma ora tutti quanti sanno che invece siamo molto utili. E quando avremo finito con la lana, ci hanno promesso molti altri lavori da svolgere. Ah, dell'altro lavoro non sarà un problema per noi, signore. Chieda pure a Rex. Sarà facile. Facile come bere un bicchier d'acqua. Aspetta un minuto. Allora colpirà anche me. Doc! Ma la voce di Skiff si disperdeva nel fragore del vento. Oh no, non riesce a sentirmi. Non c'è niente che possa fare. Oh, la mia vela. Se solo riuscissi a liberare la mia vela, potrei mandare un segnale d'allarme. Ma quello non era il fischio di Duck. Deve essere quello di... di Oliver! Devo riuscire a liberarmi! Succede? No, signor Oliver, perché sto frenando? Oh no! Skiff, sei proprio tu? Che ti è successo? La mia vela si è spiegata da sola, la cima dell'ancora si è rotta e io alla fine sono stato portato qui dal vento. E per fortuna che è stato così, altrimenti tutti e due saremmo finiti dritti contro quell'albero caduto. Oh, ho avuto così tanta paura. Non sapevo come fermarvi perché la mia vela era rimasta incastrata fra i rami. Ma alla fine sono riuscito a liberarla, per fortuna. Ci hai salvato la vita, Skiff. Sei la barca su rotaia più coraggiosa che abbia mai conosciuto. Proprio così. Grazie, Skiff. Non lo dimenticheremo mai. La mattina seguente, la tempesta era passata e gli abitanti dell'isola si diedero da fare per sistemare i danni che aveva provocato.
Parola mia, Skiff! Sei riuscito ad evitare un incidente davvero terribile! Ma solo perché la cima dell'ancora si è rotta, signore! Oh, questo non cambia il fatto che tu ti sia comportato da eroe! Duck, Oliver e Todd pensano che tu dovresti avere un riconoscimento! Un riconoscimento? Davvero? Oh, sì! Senza alcun dubbio! E io sono d'accordo! Sei la barca a rotaia più coraggiosa che io abbia mai visto viaggiare per terra o per mare! O entrambi! Facciamo tre urrà per Skiff! Hip hip urrà! Hip hip urrà! Hip hip urrà! Rallenta i vagoni! Rallenta i vagoni! Bravissimo, Thomas! Eccellente! Ora è tutto quanto sotto controllo! Ok, Samson, puoi fermarti, per favore? Adesso devi farmi sganciare! Oh, non c'è tempo per fermarci, Thomas! Sono già in ritardo! Così Samson trascinò Thomas fino al porto di Brendam, che a lui piacesse o meno. Samson è arrivato, signore, al suo servizio. Ho portato altri massi dalla cava, signore, come richiesto. Si può sapere che cosa stai combinando, Samson? Questa è solo la prima consegna che fai in tutta la mattina. Sì, signore. Ha ragione, signore. Mi sono bloccato e sono rimasto fermo sulla collina di Gordon. Non ne sono affatto sorpreso. Stai portando un numero esagerato di vagoni e... posso sapere che cosa ci fa Thomas agganciato al retro del tuo treno? Oh, dovevo immaginare che anche tu fossi coinvolto, Thomas. È colpa mia se Thomas è qui. Lui mi ha solo aiutato sulla collina. Non mi sono fermato per farlo sganciare. Volevo risparmiare tempo ed essere efficiente, signore. Ma non stai risparmiando tempo, Samson. Anzi, stai causando confusione e ritardi. Quando Samson tornò finalmente alla cava, Thomas era già stato caricato ed era pronto per ripartire. Mi dispiace, Thomas. Non avevo intenzione di metterti nei guai. Va tutto bene, Samson. In realtà, l'unico che è finito nei guai sei tu. È stata colpa mia. Non importa. Bisogna imparare dai propri sbagli. Perciò, immagino che non prenderai tutti quei vagoni la prossima volta. Ma certo che no, Thomas. Sarebbe una vera sciocchezza. Ma mentre Thomas si avvicinava alla collina di Gordon, Samson arrivò a tutta velocità e questa volta stava portando soltanto un vagone. Samson! Ne puoi portare più di uno, sai? Lo so, Thomas, ma è molto più veloce in questo modo. Si risparmia tempo sul lungo termine. Oh! Ma Thomas sapeva che Samson non stava risparmiando tempo. Si stava soltanto comportando da sciocco. Ma Donald era più determinato che mai a trovarlo. Dougie! 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 Aiuto! Aiutatemi! Aiuto! Aiuto! Sono qua giù! Questa cioccolata è proprio buona! Toby! Hai visto Douglas? Sì, l'ho visto! Era alla stazione di scambio, proprio dove l'hai lasciato. Ma è esattamente da lì che arrivo e non c'era traccia di lui. Io pensavo che voi due aveste litigato. Sì, sì, ma è pur sempre mio fratello ed è bloccato là fuori da qualche parte con questo terribile gelo! Thank you.
Douglas! Sono così contento di vederti! Oh, anch'io, Donald! Pensavo che sarei rimasto bloccato qua fuori per sempre! Già! E potremmo rimanere bloccati qui ancora per un po'. Ho quasi finito l'acqua. Ma tu hai il mio tender. Magari c'è qualche goccia d'acqua ancora. Perfetto! Questo significa che posso portarti all'officina. Presto te ne starai di nuovo al calduccio. Ah, sapere che mio fratello è tornato a cercarmi è sufficiente a scaldarmi il cuore. Così Donald portò Douglas all'officina per far riparare il giunto e riagganciare il suo tender. Bella mossa rimanere senza acqua. Ah, beh, almeno avevo ancora un po' di carbone. Un po' di carbone? Vuoi dire il mio carbone? Come tutti i fratelli, a volte Donald e Douglas litigano. Te la sei presa comoda per venire qui. Muoviti e fa silenzio. Ma non importa quante volte possano bisticciare, Donald e Douglas alla fine fanno sempre, sempre pace. Oh, fratello. Oh, Edward! Oh. Edward era molto orgoglioso di accompagnare il sindaco e Sir Topham al castello di Callan, anche se loro si aspettavano di vedere James. Il mattino seguente, Sir Topham andò a trovare James. Oh, smettila di nasconderti lì dietro, James! Fatti vedere, per favore! Non so se tu sia ancora una locomotiva splendida, James, ma sei certamente una locomotiva appiccicosa. Lo devo ammettere, hai un aspetto ridicolo e come se non fosse abbastanza, hai deluso molto sia me che il signor sindaco ieri sera. Mi dispiace, signore. Ma Edward mi ha raccontato quello che è successo. Ho saputo che hai lavorato duramente per tutto il giorno, James, e hai portato a termine tutti i tuoi compiti. Se non ti fossi preoccupato così tanto di un graffietto da nulla, avresti portato a termine anche il tuo compito speciale. Ora va a farti lavare, svelto? Sì, signore. Mi dispiace, signore. James fu rimandato immediatamente all'officina per essere ridipinto da capo. E mentre aspettava che la vernice si asciugasse, ricevette una visita a sorpresa. Oh, salve, sua venerabilità. Ciao, James! Il tuo amico Edward mi ha detto quanto eri deluso ieri sera per non essere riuscito a portarmi al ballo al castello di Callan. È stato molto gentile a riferirglielo, sua altezza. Puoi chiamarmi signor sindaco, amico mio. La vernice di James sarà asciutta per stasera, vero, Victor? Oh, sì, signore. Signor sindaco. Allora, ti piacerebbe portarmi a una cena a Vicarstown stasera, James? Ne sarei molto onorato, signor sindaco. Lo saremo entrambi, vero? In realtà ho bisogno solo di James per stasera, Sir Topham. Oh. Quella sera, James si sentì molto orgoglioso di portare il sindaco a Vicarstown. Hai davvero uno splendido aspetto stasera, James. Grazie, Edward. Questo lo so. Diesel, qua, qua, qua! Oh, Thomas, è così difficile essere gentile con gli altri per tutto il tempo. Io non ce la faccio proprio più. Ma eri gentile con quegli anatroccoli? Anatroccoli? Quali anatroccoli? Seguitemi, Harry e Bert. Lasciate che vi presenti i nuovi migliori amici di Diesel. No, Thomas, no! Io non capisco ancora. Dove stiamo andando? Lo vedrete. Thomas, avevi promesso di non dire niente. E tu avevi promesso di essere gentile. Più veloce, Harry e Bert. Statemi dietro. Thomas, sta attento. Gli anatroccoli.
per i carboni ardenti! Oh no! Si può sapere a che gioco stai giocando, Thomas? Thomas, stavi andando fin troppo veloce. Dovresti prestare più attenzione quando sei vicino a questi anatroccolini così carini. Mi dispiace, non li avevo visti. Tu sei un eroe, Diesel. Per non dire che sei un vero tenerone. No, non è vero. Io sono rozzo e anche tosto. È così dolce. Oh, chi è un anatroccolino tenero e carino, eh? Cucci. Sono adorabili, un vero concentrato di dolcezza. Hai visto, Diesel? Nessuno ti sta prendendo in giro. Sì, ma... Non devi per forza essere sempre rozzo e tosto. Va bene mostrare il proprio lato tenero. Beh, sono proprio adorabili, non è vero? Ah, cucci, cucci, cucci! Begli anatroccolini! Ah, guarda quelle alucce così piccole! E guarda che camminata buffa hanno! Oh, sono così morbidosi! Puoi anche essere rozzo e avercela con il mondo, ma quando si tratta di anatroccoli, tutti hanno il cuore d'oro in fondo! Oh, cuccioli! Guarda che tenerezza! Begli anatroccoli! Siete proprio degli adorabili piccolini! Sganciateli immediatamente! Io me ne torno subito al mio deposito! Gli ho solo chiesto come andava la sua giornata. Arrivata la sera, Henry tornò al deposito di Tidmouth e trovò Gordon ad aspettarlo. Ciao, Gordon! Mi sono divertito molto a portare l'espresso, ma domani sarò più che felice di tornare ai lavori che faccio di solito. Non avrebbero mai dovuto mandarmi a tirare quel ridicolo treno merci. Sai bene che decido io quali sono i compiti che devi svolgere, Gordon. Non hai neanche finito quello che avevi da fare oggi. Devi imparare a fare i lavori che ti vengono chiesti. Stasera ti voglio chiedere di portare l'aringa volante. Non porterò mai quel puzzolente treno pieno di pesci. Come vuoi, ma se non lo farai, è possibile che Harry continui a portare l'espresso per sempre. Questa è tutta colpa tua, Harry. Ma io ho portato l'espresso solo perché Sir Topham me lo ha chiesto. Non devi fare altro che portare l'aringa volante. E tutto sommato, portare l'aringa volante non è poi un lavoro così facile da fare. Molte locomotive non sono all'altezza. Probabilmente tu non ce la faresti. Hai ragione, Harry. James ha fatto molta fatica a portare l'aringa volante quando ha dovuto. Questo non è vero. Era soltanto puzzolente. Credo che converrete con me nel dire che sono molto più grande e forte di James. Ciò nonostante, non ne sono sicuro. Sciocchezze! Non esistono lavori troppo duri per me. Posso di certo tirare un vecchio e puzzolente convoglio di pesci. Ve la farò vedere io! Gordon era determinato a dimostrare che Henry aveva torto, ma quando tornò dalla sua uscita con la ringa volante, si era già fatta mattina. Ecco, avete visto? Ce l'ho fatta! Ho consegnato tutto quel pesce puzzolente e non l'ho trovato per niente difficile. Bene! Finalmente hai fatto come ti era stato detto, Gordon. Ma devo dire che Harry è stato molto bravo con il treno espresso. Sarebbe un validissimo rimpiazzo definitivo per Gordon. Tuttavia, puoi tornare a farlo tu, Gordon. Oh, signore! Grazie, signore! Posso cominciare anche subito? Solo che puzzi un po' di pesce, Gordon. Magari sarebbe meglio che ti facessi lavare prima. Espresso puzzolente in arrivo! Che oltraggio! Dopo aver consegnato la posta, Ryan guardò l'orologio e si rese conto di essere di nuovo in ritardo con Toby. Oh cielo! Si affrettò per raggiungere la cava il prima possibile, portandosi dietro anche tutti i passeggeri.
attimo! Fermi! Non potete scendere qui! Il povero Ryan si sentì davvero molto sciocco e Sir Topham non era per niente contento. Daisy! Non hai proseguito la corsa fino a Knapford come ti avevo chiesto! Oh! Ma io davvero non ne sapevo assolutamente nulla. Oh, ieri ho visto Ryan con le tue carrozze passeggeri e stamattina aveva il vagone della posta. Sembra proprio che lui stia facendo tutti i tuoi lavori extra. Ryan si è offerto di aiutarmi. Voleva solo fare tutto il possibile per rendersi utile. Oh, Ryan e Daisy, vi ho affidato questa linea perché dovevate lavorarci insieme. Voi due vi dovreste aiutare a vicenda. È bello voler dare una mano agli amici, Ryan, ma i tuoi amici dovrebbero aiutarti anche loro. Scusami, Ryan. Non sono stata affatto una buona e sincera amica. No, infatti. E ora, Daisy, dato che non ti piace portare il vagone della posta, potrai fare qualcos'altro. Domani potrai svolgere tutti i lavori extra di Ryan. Ma che ne sarà delle mie sospensioni? E delle mie preziose curve? Ok, signore. Posso farlo. Per un amico. A Daisy, l'automotrice diesel, piace svolgere solamente i lavori che sceglie. E nessun altro. Bene. Ora mi toccherà andare a prendere i tuoi vagoni. Ok. Grazie, Daisy. E poi... andrò alla cava. Ti auguro una buona giornata. Sei una vera amica, Daisy! L'ho sempre saputo, Ryan. E lo sei anche tu. Ma poi ci fu un altro problema. Con tutti quei massi e senza nessun vagone con frenatore a rallentarlo, Thomas non riusciva a fermarsi. Percy! Thomas! Sta attento! Sta attento! Scusa, Percy! Scusa, Percy! Sir Topham arrivò per ispezionare il luogo dell'incidente, ma per fortuna non c'erano stati danni. Thomas, ma che cosa ti è saltato in mente? Sei partito senza un vagone con il frenatore. Mi dispiace tanto, signore. È solo che non volevo fare di nuovo tardi. Oh, cielo! Rispettare tutte le regole sulla sicurezza è di gran lunga più importante che essere sempre puntuali, Thomas. È proprio quello che ha detto Bradford. Avrei dovuto ascoltare le sue parole. Ciao, Bradford. Mi dispiace averti ignorato quando mi hai chiamato prima. È stato molto sciocco partire senza un vagone con frenatore. Oh, beh, va bene. Ma non ti stavo chiamando per quello, Thomas. Io ti chiamavo per dirti addio. Come addio? Con immenso dispiacere che vi informo della mia decisione di lasciare quest'isola. Mi scuso per dovervi abbandonare in questi tempi di grande necessità, Vuoi dire ma... che te ne vai? Vi prego, non fate piagniste, so quanto mi apprezzate, ma non cambierò idea, niente facce tristi né lacrime. Ormai ho deciso. Voglio tornare col mio vecchio amico Samson. Noi due formiamo una grande squadra, Bradford. Beh, naturalmente ci mancherai tantissimo, Bradford. Assolutamente sì. È un vero peccato. Ci vediamo la prossima volta qui a Sodor. Ciao. A presto. Non vedo l'ora. Buona fortuna. Oh, oh, oh! Non voglio sentire fischi mentre siete ancora fermi. Oh, va bene, solo per questa volta. Fischiate pure. Dopo tutto quello che avevano passato, le locomotive erano molto felici di dire addio a Bradford per un po'. E lo erano anche i vagoni indisciplinati. Ha 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 ha!